E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, qui è Pablo Giallo Rosso. Siamo tornati finalmente in un video dedicato al calciomercato, come dice il nostro caro amico Vembi. Perché ti ho citato non lo so, perché ti ho ricopiato non lo so, vabbè ciao Vembi ti voglio bene. Non per caso ho detto componente juventino della mia crew, proprio perché in questo video parleremo di calciomercato della Juventus. Parleremo in particolare delle operazioni Caldara, che ha appena firmato ufficialmente, quindi ora ufficiale, la notizia stava nell'aria già da tanto tempo, però io di fare video quando ti dire caldare alla Juventus, quando non è ufficiale, io non me la sento di fare, perché nel calcio è tutto improbabile, la cosa certa nel calcio è quando c'è scritto ufficiale, quindi per questo esce questo video adesso. Allora ragazzi, Caldara ha firmato un contratto fino al 2021 con la Juventus, però rimarrà all'Atalanta fino al 2018. Un'operazione che complessivamente metterà nelle tasche bergamasche ben 25 milioni di euro. Questi soldi sono divisi in 4 rate e poi si arriva a colmare la cifra di 25 milioni con determinati obiettivi, cioè con dei soldi che gli danno in base a degli obiettivi predisposti già sul contratto e tutte queste pappardelle qua. Comunque sia ragazzi, parliamo di questo che per me è un colpo in casa Juventus, un altro colpa della Juventus, perché io penso che la Juventus stia agendo molto bene sul fronte calciomercato, in particolare sul futuro, cioè nel senso, parliamo italiano Pablo, parliamo italiano, quindi ripetiamo la frase. Allora, dicevo che la Juventus sta gettando le basi per il futuro perché c'è un sacco di giovani, anche ragazzi molto promettenti, come appunto Caldara e non solo Caldara, ci sono anche altri giovani, come può essere questo Keane. Regà, non so pronunciare, ce lo sto per niente. Kean, Kin, o Ken, no, Ken è quello delle Barbie. E dunque, ragazzi, è stata molto molto brava ad acchiappare Caldara, questo giocatore che per ora sta facendo davvero grandissime prestazioni con l'Atalanta, davvero un giocatore fortissimo. Questa operazione mi fa ritornare in mente quella che fu con Sturaro. Perché ragazzi ricordiamo che quando Sturaro stava al Genoa, la Juventus aveva acquistato Sturaro e l'aveva lasciato in prestito per un anno in più, cioè l'aveva lasciato comunque a Genoa per poi prenderselo un anno dopo. E è così che secondo me bisogna fare con alcuni giocatori giovani che stanno esplodendo adesso. Perché se Caldara fosse venuto alla Juventus già da adesso, quindi se la Juventus avesse preso Caldara adesso, nel senso che Caldara già da domani stava a Vinovo con la casacca bianconera, secondo me si sarebbe bruciato. No, cioè, Boni, non iniziare a scrivere ta 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 ta, fatemi spiegare. Vabbè, nel senso che la Juventus ha fatto bene a lasciare il giocatore per un altro anno e mezzo, perché mo finisce quest'anno, poi starà un altro anno a Bergamo, proprio per la questione psicologica e anche legata alla continuità del ragazzo. Perché fare un salto di qualità così velocemente da Atalanta a Juventus per un ragazzo giovane, per un ragazzo che è esploso negli ultimi 5 mesi, e poi andare a giocare in una squadra dove in difesa non penso che possa giocare ora come ora, perché Mardai, Bonucci, Chiellini, Benassia, Rugani, poi c'è Caldara, ci sarebbe stato per dirvi. Quindi sarebbe andato alla Juventus per stare in panchina. E no, cioè, potrebbe anche essere un buon campino da. E questo è il punto, perché tu avresti tolto la continuità, avresti tolto minuti a un ragazzo giovane e forte per andare a fare la panchina. Per carità, i banchinari ci stanno, però bruciare già Caldara così no. Ed è per questo che ripeto, ovviamente si è fatto un grande colpo, perché non lascerà maturare, proprio questo qui è il termine che cercavo, maturare, il ragazzo a Bergamo, che è una piazza spettacolare per far crescere i giovani. Vediamo, si è esploso un sacco di calciatori, Petagna sta esplodendo. Gagliardini è già esploso, è andato all'Inter, mi sono dimenticato di fare il video, porca ciocca. E Caldara, Conti, cioè sono tutti giovani, Sportiello, anche lo stesso Sportiello. Tanti giovani e giocatori che stanno esplodendo. Che sì, vabbè, non è che dobbiamo fare l'intera rosa. Però, insomma, avere già la Juventus una prospettiva verso il futuro, quindi già avere difensori già tesserati come sono Rugani, che vabbè, mo sta anche giocando titolare qualche partita e gioca anche molto molto bene. Però già avere tesserati giocatori promettenti come Rugani e un Caldara, per me è un grande colpo. Perché Barzagli c'ha l'età che c'ha tipo 35 anni se non dico errato, Chiellini anche non è giovane,
Bonucci, mo c'ha, ci avrà 20-30 anni, però insomma, Bonucci lasciamolo da parte, parliamo di Chiellini, parliamo di Barzagli, che Barzagli non penso che faccia altri 2 anni così titolare fisso nella Juventus, già sta avendo qualche acciacco fisico, quando gioca, gioca benissimo, perché da Barzagli è un giocatore eccezionale, però insomma, già avere Rugani e Caldara pronti per essere poi fatti sbocciare fra 2 anni, diciamo, quindi già avere la difesa pronta, per me è un qualcosa di grandioso. Faccio davvero i miei complimenti a Marotta e alla dirigenza juventina per questo colpo, perché ragazzi, Caldara è un grandissimo giocatore. E mi ripeto, perché è una cosa che mi piace, è che la cosa intelligente è stata quella di lasciarlo a Bergamo per un altro anno e mezzo, in modo che possa lavorare tranquillo, crescere e maturare in santa pace, in una squadra dove, che gli garantisce la continuità e gli garantisce anche la continuità. Allora ragazzi, benvenuti in questo video, ma devo terminare il video perché dico benvenuti. Allora ragazzi, questo video finisce qui, lasciate like, un commento, iscrivetevi, da Pablo Giallorosso è tutto, adios.